ho segnalato secondo me due questioni di cui se ne vorrà tener conto il lavoro dell'associazione nella prossima edizione. Uno è sicuramente il tema delle bonifiche storiche. Faccio riferimento soprattutto ai 40 siti circa di interesse nazionali, e quell'altro, come dicevo prima, il tema del traffico transfrontaliero dei rifiuti, alla luce di alcune questioni, come ho detto, molto preoccupanti, cioè il fatto che si inizi a portare rifiuti, pare in maniera lecita, verso paesi, rifiuti urbani in questo caso, verso paesi che diciamo non sono proprio all'avanguardia nel trattamento di questi, parlo della Bulgaria, della Romania, dell'Albania, del Marocco, insomma. E su questo secondo me occorre un'attenzione particolare, perché poi i player che stanno dietro a questi ipotetici impianti in questi paesi a volte sono vecchie conoscenze che in Italia hanno già avuto problematiche di carattere giudiziario. Quindi insomma qui l'attenzione si alza e la collaborazione tra le forze di polizia a livello almeno europeo è molto importante. Ricordo che c'è un progetto, questo non l'ho detto, si chiama un progetto Tecum, che vede impegnate le forze di polizia italiane, rumene e spagnole, che va un po' in questa direzione. Ecco, bisognerà rinforzare queste collaborazioni tra le capitanerie di porto, le agenzie per le dogane, le nostre forze di polizia e quelle altre degli altri paesi. Ultima domanda sulla riforma del sistema delle agenzie di protezione ambientale, quando vedremo dei frutti sostanziali? I frutti si stanno già lavorando insieme, alcuni decreti probabilmente possono già essere licenziati, ne mancano ancora tanti, e su questo bisogna che il ministro, come ho detto prima, lavorino in maniera molto celere, perché no rischiamo insomma di aver fatto un bel quadretto che però gli mancano le definizioni, i personaggi dentro al quadro, per cui spero che nel giro di qualche mese, subito dopo la pausa estiva, abbiamo quel numero di decreti attuativi che ci consentano poi di avere già da subito delle risposte concrete.